Benvenuti in Logistics Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo dell'ortocentro, che è uno dei punti notevoli del triangolo. Abbiamo fatto una serie di video su questi punti, ad esempio sul circocentro e sul baricentro. Poi lo faremo sulla retta di Euler, che è la retta su cui praticamente cadono tutti questi punti. Se vi interessano questi argomenti, potete andare all'interno dell'home page del canale, cliccando il nome del canale sotto questo video, Logistics Analytics, e poi scegliendo la playlist di GeoGebra. Facciamo adesso l'ortocentro. Quest'oggi utilizzeremo la barra di inserimento, la barra di comando, per vedere come si possono creare in GeoGebra degli oggetti scrivendo all'interno della barra. Per visualizzarla più correttamente in questo video, andiamo nel menu Visualizza, facciamo Layout e la facciamo vedere in alto nello schermo, cliccando questo testo qua. Ecco che l'abbiamo spostata qui in alto. Come sempre, inseriamo la griglia per vincolare i punti, facciamo vincola la griglia, togliamo il pannello algebra per avere un pochino più spazio. Come si crea un triangolo? Semplicemente in GeoGebra le lettere maiuscole indicano i punti, le lettere minuscole indicano i segmenti e le rette. Facciamo A maiuscolo uguale, gli diamo il riferimento all'interno degli assi cartesiani, ad esempio x2 posizione y2, quindi 2,2. Vedete che facendo invio viene il punto A qui dentro. Poi facciamo immediatamente facciamo il punto B, ma vediamolo forse. Ecco, il pannellino algebra ci serve per capire che punti abbiamo fatto. Poi facciamo il secondo punto del triangolo, B maiuscolo uguale, aperta parentesi, gli diamo ad esempio x8, chiedo scusa, virgola, y, possiamo dire 7, invio, chiedo scusa, ho sbagliato, cancelliamo perché mi è venuta la B maiuscola, è B maiuscola uguale. Facciamo x8, virgola, y, ad esempio, facciamo sempre 2. Ecco qua, questo è il punto B, perfetto. Facciamo adesso il punto C, sempre maiuscolo, quindi stare attenti con il maiuscolo. Uguale facciamo al punto X, ad esempio 7, e diamogli una y, per esempio 6. Abbiamo creato i tre punti A, B e C. Vediamo l'etichetta del punto A, che non capiamo come mai il tasto destro non ce la fa vedere. Mostra etichetta, era stato deselezionato da GeoGebra. Per creare un triangolo dalla barra di inserimento è sufficiente utilizzare il comando poligono, perché il triangolo è un poligono. Vedete che viene fuori il pannello che aiuta, il pannello di aiuta, e all'interno di questo pannello noi possiamo selezionare il secondo tipo di dicitura, facciamo invio e facciamo il poligono che passa per A, due punti, andiamo a destra, A, B maiuscola, andiamo a destra, C maiuscolo, facciamo invio ed ecco che dal comando, praticamente dalla barra di inserimento, abbiamo costruito un triangolo. Ricordiamo che i vertici sono in lettere maiuscole, mentre i segmenti e le rette sono in lettere minuscole. Come vedete, ha automaticamente costruito i segmenti ABC minuscolo del triangolo. Che cos'è l'ortocentro? L'ortocentro deriva dall'incontro delle altezze del triangolo. Le altezze del triangolo sono le perpendicolari ad un lato che passano per il vertice opposto. Quindi nella barra di inserimento è sufficiente dare il comando perpendicolare e poi scegliere l'aiuto, per esempio punto virgola retta. Allora, la perpendicolare al punto A maiuscolo che passa per la retta A minuscolo ed ecco che viene fatta l'altezza automaticamente del triangolo. Facciamo la stessa cosa perpendicolare e scegliamo sempre punto segmento, per esempio del vertice B, facciamo invio e facciamo la perpendicolare a B maiuscolo rispetto al segmento B minuscolo ed ecco che viene già l'incontro di queste due perpendicolari, di queste due altezze sarebbe sufficiente ad individuare l'ortocentro, ma noi facciamo anche, per esempio, per esercitarsi la terza, comando perpendicolare, scegliamo l'aiuto punto segmento, invio di C maiuscolo rispetto al segmento C minuscolo. Ed ecco che vengono le tre perpendicolari. L'incontro delle perpendicolari costituisce l'ortocentro. Come possiamo fare dalla barra di inserimento ad inserire l'ortocentro, a esplicitarlo? Scriviamo l'etichetta mano ortocentro. Questo non è un comando, è semplicemente un'etichetta di testo. Uguale, diamo il comando intersezione
e vedete che viene per esempio l'aiuto intersezione oggetto virgola oggetto, perché è sufficiente indicare due rette solamente per individuare l'ortocentro. Quindi clicchiamo invio e facciamo l'intersezione di che cosa? Ad esempio della retta, vedete, F minuscolo con quella G minuscolo. Quindi scriviamo F minuscolo, andiamo a destra, G minuscolo, andiamo ad invio e vedete che automaticamente ci ha costruito l'ortocentro del triangolo. Quali sono le caratteristiche dell'ortocentro? Abbiamo detto deriva dall'incontro delle altezze. Le altezze sono le perpendicolari ad un punto, ad un vertice sul lato. Noi lo possiamo anche, se noi costruiamo per esempio questo punto, lo esplicitiamo, noi possiamo vedere con un angolo che questo qua, che questo angolo, cliccando questi tre punti, quest'angolo è 90 gradi. Vedete? Quindi sono l'ortocentro deriva dall'incontro fra le perpendicolari sul lato e il vertice sul lato opposto. Vedete l'angolo alfa. Qual è la caratteristica? Come sempre abbiamo visto in altri punti notevoli, per esempio se il triangolo è acutangolo l'ortocentro cade all'interno del triangolo, se il triangolo è rettangolo cade all'incontro dei cateti, quindi sui lati, se il triangolo invece è ottusangolo, vedete, in questo punto notevole l'ortocentro può essere esterno al triangolo. Vediamo, c'è un'altra caratteristica simpatica che dice che i punti simmetrici dell'ortocentro sulle sue rette sono all'interno della circonferenza circoscritta. La circonferenza circoscritta del triangolo è quella che ha come centro il circocentro. Non costruiamo il circocentro perché già l'abbiamo fatto in un altro video, ma se noi andiamo nella barra di inserimento possiamo semplicemente digitare il comando circonferenza e vedete che ci dà come aiuto punto punto punto, cioè una circonferenza che passa per tre punti. Noi sappiamo che la circonferenza circoscritta di un triangolo deve passare per i tre vertici, quindi usiamo questo aiuto invio e come punti mettiamo A maiuscolo destra, B minuscolo B maiuscolo destra, C maiuscolo, ed ecco che viene fuori la circonferenza circoscritta. Una delle proprietà dell'ortocentro è che i suoi punti simmetrici cadono sempre, cioè rispetto ai lati, cadono sempre all'interno della circonferenza circoscritta. Facciamo subito una prova. Costruiamo per esempio questo punto qua e poi costruiamo il segmento che va dall'ortocentro al punto che cade nel lato. Facciamo tasto destro e facciamogli vedere quanto è il valore. Vedete che il valore è, un attimo, il valore è 1,41. Facciamo la simmetria di questo segmento all'interno della retta. Facciamo semplicemente quello che possiamo scegliere, per esempio nel pannellino simmetria scegliamo rotazione, selezioniamo il segmento e gli diciamo di fare la simmetria rispetto a questo punto di 180 gradi ed ecco che vedete che il segmento simmetrico rispetto al lato dell'ortocentro, vedete 1,41 interseca esattamente, crea, vedete, un punto simmetrico chiamato appunto ortocentro 1. Vedete, il punto di simmetria centrale che è E1 rispetto all'ortocentro cade perfettamente all'interno della circonferenza. Questa è la caratteristica dell'ortocentro, il suo punto simmetrico cade nella circonferenza circoscritta. Vogliamo rifarlo un'altra volta per un altro punto per essere un pochino più chiari? Allora, scegliamo, creiamo il punto che deriva dall'intersezione tra la retta e il lato, punto F. Poi costruiamo il segmento che va dall'ortocentro al punto F. Tasto destro, gli diciamo ci fai vedere quanto misura per verificare la simmetria, valore. Vedete che il valore viene 2 precisamente, è questa etichettina qua. Poi facciamo una rotazione simmetrica di questo segmento rispetto al punto F. Andiamo nel pannellino della simmetria, facciamo rotazione del segmento, questo qua, clic rispetto al punto questo, F, di 180 gradi. Vedete che il segmento simmetrico, sempre di grandezza, di lunghezza 2, rispetto all'ortocentro, interseca la circonferenza circoscritta al triangolo precisamente in questo punto, tant'è vero che continua GeoGebra a chiamarli tutti ortocentro perché questi sono i punti simmetrici. Cosa significa? Che i punti simmetrici dell'ortocentro, avendo come simmetria il lato opposto, cadono sempre nella circonferenza circoscritta al triangolo. Abbiamo affrontato quindi l'ortocentro, che è l'intersezione delle altezze
Nel triangolo abbiamo verificato che nei triangoli acutangoli cade all'interno del triangolo, in quello rettangolo cade fra le intersezioni dei cateti, in quello ottusangolo cade all'esterno del triangolo e poi abbiamo verificato che i punti simmetrici dell'ortocentro rispetto ai lati opposti cadono nella circonferenza circoscritta al triangolo, cioè quella circonferenza che ha come centro il circocentro. Grazie a tutti di aver visto questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.